Tredicesima edizione di Restruttura si è confermata un appuntamento di riferimento per il mondo dell'edilizia e delle costruzioni, ma anche un momento di analisi e orientamento per coloro che vivono la casa e quindi stanno per avviare una costruzione o una ristrutturazione. Si parla molto di soluzioni a basso impatto ambientale, soluzioni comunque di risparmio energetico. Il legno, da questo punto di vista, come si inserisce in queste dinamiche? Sicuramente si inserisce in un discorso di risparmio energetico legato non tanto al fatto del legno quanto mi ricollego al tipo di posa che facciamo noi. Ultimamente noi posiamo il 90% dei nostri lavori su riscaldamento a pavimento, quindi l'abbinamento riscaldamento a pavimento col nostro tipo di posa secco su sabbia si sposa e rientra in quelle che sono anche le detrazioni ad oggi del 55% per il risparmio energetico. Il lavoro, il mercato gira abbastanza, soprattutto grazie alla questione del 55%, che devo dire che per noi è stato un grossissimo polmone, perché il cliente anzi addirittura la fretta di concludere questa, di solito la realizzazione magari del serramento in casa propria, per questo motivo, per cui tutto sommato l'attività ha funzionato bene. Ecco. Situazione che sono state di nuovo prolungate per il 2011, però c'è un punto che è stato modificato rispetto al 2010, ovvero che la detrazione IRPEF per i contribuenti passa da 5 anni a 10 anni, mentre per quanto riguarda i tetti, le soglie e comunque il bonus proprio del 55% rimane tutto invariato. La nostra azienda si basa soprattutto sulle pareti trasparenti e quindi soprattutto dare una performance nella protezione solare in caso di sostituzione di vetrate. Noi appunto proponiamo tende in vetrocamera e quindi riusciamo a migliorare una performance dove prima non c'era solo un vetro semplice. E qui abbiamo voluto anche simulare, poi penso che lo vediate successivamente, uno spaccato di edificio. L'abbiamo costruito su una tipologia costruttiva in legno perché è un po' una tecnologia un po' nuova, oggi è ancora una piccolissima parte del mercato. Abbiamo voluto far vedere che si può coibentare molto bene anche in spessori abbastanza ridotti e abbiamo voluto anche realizzare proprio un serramento, quindi nodo serramento parete quindi trasparente con cappotto, quindi parete opaca, che è uno dei nodi più complicati in genere da risolvere per correggere tutte quelle che sono le anomalie dell'isolamento che sono poi legate ai ponti termici e ai nodi strutturali. Ecco. Sì, il mercato è il mercato del futuro, perché comunque non essendo il LED un sistema ecologico a tutti gli effetti, perché a differenza per esempio delle lampade a fluorescenza non contiene mercurio, non ha emissioni né di infrarossi né di ultravioletti, quindi sicuramente è il sistema del futuro. Diciamo che il cambio del sistema fluorescente al LED avverrà quando probabilmente i grandi gruppi si accorgeranno che è venuto il momento di fare il cambio. Bene, siamo tornati qui per il finale. Allora Giuseppe, tornando prima a un tema che ha accennato Gianluca, quello inevitabilmente dell'illuminazione pubblica e dei ritardi ovviamente dovuti ai comuni in grossa difficoltà, tu quale soluzione può esserci a riguardo? Allora, un dato di fatto è, non lo si può negare, che i comuni non hanno soldi, questa è la vera verità, come per fare una battuta. Si possono utilizzare dei mezzi alternativi. In Italia sono nate molte attività finanziarie, imprese che si occupano appunto di aiutare i comuni ad affrontare questi investimenti. Sono aziende, le cosiddette ESCO, che vendono energia a 360 gradi, quindi si occupano di fare loro l'investimento e permettono al comune di pagarli poco alla volta mensilmente, riducendo di almeno un 20-30% quella che è la spesa che avevano in passato dell'energia, e permettendo al comune di cominciare a sostituire, se non totalmente, comunque in maniera parziale, mese dopo mese, tutti i corpi illuminanti. Questo comunque è un servizio che viene fatto al singolo cittadino, perché non dimentichiamoci mai che nel momento in cui un comune spende molto di meno sia sulla manutenzione che sull'energia, alla fine tutti i componenti di quel paese, di quella città, ne beneficiano in termini di tasse. Quindi è un qualcosa di veramente importante che sta nascendo soltanto adesso, però penso che nel 2011, nel 2012 ci permetterà di entrare in questo mercato in maniera massiva.
Ecco, tu hai parlato di 2011-2012, quali sono i vostri obiettivi, i vostri progetti futuri? I nostri obiettivi, i nostri progetti più imminenti sono proprio quelli relativi all'illuminazione pubblica, proprio perché è un settore che ha bisogno di essere sostenuto e aiutato. Noi ci siamo dentro, vogliamo affrontarlo di petto. Per questo motivo entro il primo semestre del 2011 usciremo con una nuova lampada sempre a LED per lo stradale, che costerà molto di meno rispetto a quelli che sono i costi attuali e permetterà ai comuni o comunque alle ESCO, a tutte le imprese finanziarie che dovranno acquisirla, di spendere molto meno e avere tempi di ammortamento molto molto minori rispetto a prima. Quindi anche in questo ambito la Leditary reinvestirà. Abbiamo già stanziato un budget per appunto creare questo prodotto, reinvestirà nuovamente proprio perché ci crede fermamente per la creazione di un nuovo prodotto per l'illuminazione pubblica. Allora Gianluca, ultima riflessione da parte tua. Beh, l'ultima riflessione è quella dell'ESCO, è interessante, no? Cioè queste compagnie finanziarie, queste aziende comunque che si occupano di gestire del denaro, che hanno la possibilità di avere un accesso al credito notevole, si candidano come sostituto di quelle che sono le capacità di investimento dell'amministrazione pubblica. L'amministrazione pubblica è in grossa difficoltà, vessata da spese fisse e di manutenzione e di mantenimento veramente molto alte, perché la maggior parte delle tecnologie che attualmente vengono impiegate nelle città sono tecnologie degli anni 70, degli anni 60, quindi robe quando il problema dell'energia non era neanche un problema all'ordine del giorno, cioè si pensava che sarebbe potuto durare per sempre la pacchia, tra virgolette, e che si potesse sprecare energia con, non so, faccio l'esempio perché parliamo di illuminazione di lampade appunto ad incandescenza, come le classiche lampadine, e quindi questi soggetti, queste compagnie energetiche, che poi in realtà non sono che fondamentalmente delle centrali finanziarie, a dirla tutta, si candidano appunto a fornire questo servizio ai comuni, comprando per i comuni questa apparecchiatura e facendo questi comuni dei prezzi inferiori per la fornitura dell'energia, prezzi inferiori da cui ovviamente loro ne ottengono un margine, quel margine che gli permette ovviamente di fare dell'utile. Non sono benefattori, sono aziende come tutte le altre e non c'è niente di male nel fare degli utili. Faccio questa chiosa perché sennò sembra magari che la gente lavora così per l'aria normalmente, quando non, sappiamo tutti perfettamente che non è così. Quindi in realtà stiamo assistendo anche a un passaggio nuovo, cioè il mercato delle energie rinnovabili, della sostenibilità ambientale, che crea e genera nuove tipologie di investitori che si rendono conto che nel business ambientale, cioè nelle energie sostenibili, nelle riqualificazioni energetiche come abbiamo visto in Restruttura, nell'illuminazione pubblica come vediamo oggi in Leditaly, che porta la crescita di nuovi soggetti finanziari che invece di essere speculatori edili che tirano su valanghe di cemento per fare palazzoni che perdono energia da tutte le parti, quasi come fossero un catino d'acqua bucato da cui l'acqua esce da tutte le parti, portano invece benessere, salute, crescita per il territorio e nuovi posti di lavoro, quindi ben venga. Bene, io ringrazio Giuseppe Malvindi per aver accettato il nostro invito. Grazie questa sera. Grazie ovviamente anche a Gianluca Urru. Grazie Mimmo, grazie a tutti i nostri telespettatori. Grazie a tutti i telespettatori, però vi lasciamo con una good news, noi ci vediamo mercoledì prossimo. Buona serata. Sabato 27 novembre, presso la centrale ETS Ecotermica Servizi S.p.A. di Banchette, si è tenuta l'inaugurazione dell'intervento realizzato in occasione della prima edizione del progetto Head for Art dal duo di artisti torinesi Botto e Bruno, sulle superfici esterne della nuova centrale di cogenerazione dell'impianto ecotermica a servizio del teleriscaldamento cittadini. Head for Art è un progetto di ETS, un gruppo industriale che progetta, realizza e gestisce impianti e reti di teleriscaldamento urbano. Il progetto Head for Art è realizzato da ETS in collaborazione con il Comune di Banchette e si avvale della partnership con Arte Giovane, associazione impegnata nella promozione dei giovani artisti italiani, e del patrocinio della Fondazione Adriano Olivetti di Roma. Per l'ideazione e la cura del progetto, ETS si avvale dell'esperienza del gruppo di curatrici a titolo, che da anni sviluppa progetti di arte nello spazio pubblico, con il coinvolgimento di amministrazioni locali e gruppi di cittadini. L'idea è relazionarsi anche in modo diverso col territorio, sicuramente relazionarsi, questo insomma, è qualcosa che noi già facciamo in quanto forniamo l'energia termica a questo territorio,
l'idea era di fornire qualcos'altro, di far sì che veramente si riuscisse a far convivere l'impresa con l'arte e quindi unire un luogo del fare anche a un luogo del comunicare, a un luogo in cui si può fare cultura, a un luogo in cui non si produce solo più qualcosa da vendere, ma si produce anche un qualcosa di intangibile da proporre al territorio. Il qualcosa di intangibile è la cultura, è l'emozione, la conoscenza, l'arte che interpreta tutto questo, al di là del fatto che come sempre gli interventi poi possono piacere o non piacere da un punto di vista del gusto personale, ma sicuramente gli interventi di questo tipo fanno sì che le persone si fermino, riflettano, si confrontino, sviluppino una dialettica tra loro e quindi in qualche modo insomma, si riesca a comunicare qualcosa di diverso. Questo deve creare legame col territorio, questo è il nostro obiettivo, l'obiettivo di Ecotermica è chiaramente quello di stringere sempre più i rapporti col territorio che serve da un punto di vista di fornitura di energia. Siamo partiti come alcuni altri comuni nel prendere la decisione di realizzare il teleriscaldamento perché c'erano le premesse dal punto di vista economico, una scelta quindi fatta nel senso dell'ambiente. Realizzare il teleriscaldamento vuol dire spegnere un numero enorme di caldaiette nei vari palazzi del comune, quindi abbattere le emissioni di anidride carbonica e negli obiettivi, nei dati che abbiamo messo a piano e di portarli come diciamo deve essere l'obiettivo di tutti, portarli per quanto riguarda il nostro comune al di sotto dei livelli previsti dal protocollo di Kyoto. Quindi questa è la prima scelta assolutamente importante. È evidente che è una scelta che come tutte le scelte ha qualche controindicazione, qualche disguido, bisogna realizzare le tubazioni, quindi il traffico eccetera e quindi realizzare anche una centrale che ha dell'impatto ambientale. Ma sicuramente è un'iniziativa abbastanza anomala per quanto riguarda l'Italia, come dicevi prima. All'estero sono realtà abbastanza normali queste. Quello che noi amiamo molto è fare comunque sempre un lavoro per la città, cioè per il pubblico che magari non è addetto ai lavori, per cui non entra in un museo, non entra in una galleria privata, ma un'operazione di questo tipo fa sì che un lavoro possa essere in qualche modo fruito da più persone, no? Anche nella quotidianità, in questo caso anche solo guidando si può percepire e vedere questo lavoro. Io penso che il rapporto che abbiamo tutti noi con gli spazi urbani e con la città ultimamente stia diventando sempre più superficiale, no? Stiamo perdendo un po' il rapporto proprio con lo spazio urbano che è sempre stato importante nel passato. Mettendo insieme luoghi anche diversi tra di loro, architetture diverse tra di loro, cerchiamo di ridare vita a questi luoghi che ce l'hanno questa vita, però in realtà nella frenesia diciamo, del nostro vivere contemporaneo abbiamo un po' perso di vista.